La domenica di sole, di sfilate di carnevale, una panoramica con Mimmo Spina. Si fa presto a dire carnevale in Puglia. Sono tanti, tutti spettacolari ed ogni manifestazione ha caratteristiche differenti per origine, durata e fama. Quello di Putignano si svolge fin dal 1394, è il più importante del sud Italia ed è il più antico d'Europa. Manfredonia, capi allegorici a parte, vanta la sfilata delle meraviglie con i più piccini. A Castellaneta i gruppi mascherati dietro il primo carro sono di una scuola materna con due figure imponenti nel mondo magico, lo stregone e il mago buono. Risale al 1954 la prima grande sfilata di carri comici a Gallipoli, ma è presente fin dal Medioevo. A Massafra nasce da uno scherzo goliardico, è il 1951. Quattro mattacchioni diffondono la notizia che in città ci sarebbe stata una corrida con tanto di tori, matadores, picadores e banderilleros. A che ora? Ma alle 5 della tarda. Autorità preoccupate per le conseguenze della insolita e pericolosa corrida, ma i cittadini affollano la piazza per godersi l'evento. Ed eccoli sfilare i personaggi della corrida. Un toro di cartapesta, i picadores a cavallo di scope, matador disarmati, tutti in versione giullaresca. Insomma, fedeli all'adagio, a carnevale ogni scherzo vale.